dello stabile, sì, alla scuola dello stabile, quando era studente universitario, e poi è arrivato anche, ha recitato nelle, da attore, le tragedie greche di Siracusa, del dramma antico, ha avuto poi le sue esperienze personali con la sua compagnia, da Augusta, altre attività, come appunto letterato. Ha scritto svariati libri, questo dizionario è edito da Mondadori, che è la cosa più importante. Poi ha scritto diciamo, moltissimi libri di vari argomenti, di storia di Augusto, di interesse ecco, anche non prettamente locale. E poi è stato tutta la sua gioventù fino il volto noto radiotelevisivo del Siracusano, perché era praticamente faceva il telegiornale alla televisione Telemarte. Prima ancora delle rotine che viene captata anche qua, sì. E quindi era il volto dei telegiornali delle Marche, che è una televisione come un equivalente di Andrea Siracusa, ed è stato giornalista di battaglia nella mia infanzia. Per esempio, tutti questi servizi, era un giornalista diciamo che andava a scovare le magagne, le cose, le denunce, e scritto sempre sì, fin quando poi infatti l'hanno fatto fuori ha fatto solo il giornalismo cartaceo, poi tante volte nel diario Tocco, che è un giornale della Sicilia, credo, prima nel diario, insomma, diverse destre, e poi è stato il direttore responsabile di un bel giornale a colori, che era il giornale di Augusta, e ora, diciamo, nella vecchiaia l'hanno riscoperto come giornalista radiotelevisivo. Infatti qui nel Catanese lo vedete sempre su Antenna 1, Dendini, che c'è un canale che tutta la giornata mandano in onda. Addirittura hanno preso, che negli ultimi anni, quando l'avevano fatto fuori come giornalista, c'era un Dimitri Antonio che montava, facevano con la telecamera dei servizi che andavano solo su YouTube, non venivano pubblicati, era una cosa interna, li pubblicavano su Facebook, però montati professionalmente. E ora questi Antenna 1 li ha acquisiti, e anche se sono cose vecchie come il fuoco del passato, li passano sempre in televisione, e c'è questa su Antenna 1 c'è uno dei tre canali di Antenna 1 qua nel Catanese, tutta la giornata può sentire. Ma adesso stiamo tentando. Adesso nella veste di attore, di professore, eccetera. Di Dante. Solo che adesso c'è l'imbarazzo della scelta, perché possiamo fare un po' di cose. Vediamo un po'. Quanto mi date? Allora, sono le 19. Un'oretta. Vabbè, ce la facciamo. Allora, così discesi dal cerchio primario giù nel secondo, che nell'oco cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Stavi minos orribilmente, e ringa, esamina le colpe dell'entrata, giudica e manda secondo che avvinghia. Dico, e qui Dante fa una specie di, no, di ripetizione di quello che ha detto prima, in sostanza, è una parafrasi, dico che quando l'anima malnata vi viene dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa, cinesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Questo è l'incipit del canto quinto dell'inferno, quel famoso canto di Paolo e Francesca. Poi vi ricordate questi due, che sono spiriti che rappresentano una unità duale. Sono due, ma in sostanza una sola parla, cioè Francesca da Rimini, perché ha sposato Gian Giotto, il signore di Rimini. Gian Giotto alla destra, in realtà lei è tipo lenta, ma per motivi, voi ricorderete, nel Medioevo c'erano le guerre fra i comuni, per sanare queste contese, queste lotte intestine fra i comuni, decide di far sposare questa giovane con questo Gian Giotto, che poi era deforme, prodigante, vecchio, brutto, e lei però si innamora di chi? Si innamora di Paolo, il cognato suo, il fratello di Giancio. Il patrimonio per il procura. Il patrimonio, cioè, certo, a quell'epoca succedeva. Anche poi vi dirò, anche recentemente, poi nel Novecento ancora c'era il matrimonio per il procura. E quindi cosa succede? Succede quello che da noi succedeva fino agli anni 50, da noi del Meridione, quando c'era il delitto d'onore.
No, di Borsa all'italiana di Pietro Germi, ve lo ricordate quel film famoso in cui si vede la giovanissima Sandrelli che deve essere sposata, concupita dal Mastroianni, che ha una moglie che poi era catanese, un'attrice catanese, che era brutta, è morta. Daniela Rocca. Benissimo, ed è morta per attrice. E come vi ricorderete, divorzio all'italiana, perché a quell'epoca il divorzio ancora non c'era, e il diritto d'onore da noi era diffuso, e così si liberava delle mogli scomode o delle figlie che avevano offeso, leso l'onore. Non scordiamoci nemmeno l'episodio della baronessa di Gherini uccisa dal padre. E invece qui il professore Speranza, anche che abbiamo visto negli anni del secondo novecento, qui invece John Chop uccide i due, e quindi i due poi vanno a finire nella Caina, e lei che lo annuncia, Caina attende che la vita ci spezzi. Quindi siamo passati dal primo cerchio, dopo l'antinferno dove ci sono gli ignavi c'è il limbo. Oggi forse il limbo Dante non lo penserebbe più, nemmeno, perché la Chiesa l'ha abolito, il limbo l'ha abolito. Non c'è più, ma Dante, voi sapete, la visione dantesca, la cosmologia dantesca era tale per cui aveva previsto un inferno che era ai piedi di Gerusalemme, ed era un imbuto, no? Tale che all'inizio c'è questo antinferno grande, e poi a mano che si scende i peccati vanno sempre più gravi, e ovviamente alla fine c'è Lucifero che giganteggia a Bruto, Cassio e Giuda delle tre bocche, e per cui quindi l'inferno è sorretto da questo Lucifero, portatore di luce, l'anti-Dio, e quindi è punito da Dio, precipitato, tant'è vero che qui si fa riferimento a una ruina, ve lo dico già in anticipo, c'è una frana che sarebbe stata prodotta quando Gesù viene ucciso. Allora c'è uno sconvolgimento, un sommovimento, secondo questa visione, ovviamente, dell'inferno dantesco. Perché dantesco? Perché, vi ripeto, è ai piedi di Gerusalemme, inferi proprio nel senso latino della parola, ai piedi di Gerusalemme è la città santa. E quindi allora, dopo il limbo, dove ci sono gli spiriti maligni, il limbo è, come diceva la Chiesa, il luogo, era il luogo dove andavano i bambini non battezzati, ma in questo limbo Dante colloca i grandi spiriti, cioè i filosofi, i poeti, che come Virgilio, non avendo potuto ricevere il battesimo, ma essendo saggi, voi vi ricorderete che secondo la mentalità medievale, questi saggi, poeti o filosofi erano considerati già di per sé stessi, proprio perché filosofi e poeti, saggi, e quindi meritevoli di stare in un luogo riservato dove non conoscevano né il buio dell'inferno né la luce del paradiso. La beatitudine e la dannazione, la beatitudine dell'inferno, la dannazione del paradiso, la dannazione dell'inferno. Un luogo questo buio, tetro. Ora c'è anche una sinestesia qui che adesso vi farò ascoltare, quando dice ogni luce muto. Ogni luce muto ovviamente attiene alla sfera sensoriale dell'udito o della parola, insomma, è la luce alla sfera sensoriale della visione, quindi abbiamo la sinestesia. Ma in questo canto cosa abbiamo oltre alle varie spiegazioni? Abbiamo un momento di stimolismo fortissimo, il momento in cui amor che al cor gentil ratto s'apprende. C'è l'anafora di amore che accorge di amore, tre volte, l'anafora è ripetuta per tre volte, amore, e quindi siamo in campo. No, stilnovistico, cioè il linguaggio è quello lì che viene alto, elevato, viene riservato alla donna amata, appunto perché qui celebra Dante questo straordinario sentimento dei due legati dalla passione carnale, fino alla fine. Quindi erano prima in vita e sono dopo la vita, sono in morte ancora legatissimi, sono tutti e due inscindibili. E anche se parla Francesca, però Paolo non è inattivo, piange, quindi è compartecipe di questa vita duale. Per quanto riguarda la scena, comunque potete capire, qui si tratta di un luogo in cui
c'è una bufera infernale che mai non resta. Una bufera. Che cosa simboleggia la bufera? L'amore dei sensi, che travolge, la passione che travolge. Lo si capirà adesso nel corso, quando vedrete, se lui lo dice chiaramente, la ragione sottomessa al talento. Il talento, cioè la passione dei sensi. È vero poi, infatti, che qui, che il canto è diviso in due parti, è bipartito. La parte in cui c'è tutta questa descrizione, dove lui, Dante, che è autore e anche protagonista, ti ricordo questa dualità del personaggio, Dante, autore, e Dante, personaggio. Quindi qualcuno aveva addirittura in passato così proposto di intitolare la commedia, noi diciamo commedia, ma allora è la commedia, Dante, perché Dante è il personaggio fondamentale di tutto questo capolavoro, di questo poema. Mi diceva un mio amico, ma i fiorentini parlavano così allora? E certo, parlavano così, anche se ovviamente c'è un linguaggio letterario qui, un linguaggio alto. Anche noi in fondo, se ci facciamo caso, le commedie di Marcolio, quando Marcolio per esempio nei Giudizi di Pretura cita alcuni termini, un bumbolo, un serone, un cadure, ma che è come un cadure? Falla capire per chi non sa, ovviamente, la nostra lingua. Vai a capire, poi derivano anche dal francese, amoire, che è amoire? Amoire che cos'è? È l'armadio a specchi, giusto? L'armadio a specchi. Ora, ovviamente Dante in quel momento stava lui forgiando la lingua che poi è divenuta quella nostra, diciamo italiano standard, oggi si chiama italiano standard, che poi c'è anche l'italiano regionale, no? Noi in Sicilia diciamo esce la pistola, regge il completo oggetto, ma e viene chiamato italiano regionale. Non so se ci avete fatto caso. Ecco, brava. Brava, sì, brava, bravissima. Ma chi te lo fa dire ad alcuni studiosi che questo è un errore e che dicono è italiano regionale? Io insegno le cose corrette, però poi alla fine mi leggo italiano regionale. Quindi in Sicilia parliamo questo italiano, poi se Camilleri scrive certe cose, è così, è così. È così. E che vi posso dire? Questo per dargli l'idea di come funziona la lingua. Perché poi, ad esempio, la parola, facciamo una cosa così, un piccolo sondaggio. La parola guaina si dice così o si dice guaina? Accetto, guaina, bravo. Ma chi lo dice in realtà guaina? Forse io tutti e due. Anzi, io mi scaldare a dirlo guaina perché sono di quella ignorante. Io mi devo spaventare a dire guaina. Che sono dentro che sia ignorante io. Ma lei lo sa cosa faccio a volte quando vado al supermercato? Sistematicamente mi dico, ma vuole la busta, no, voglio il sacchetto. Giuro, non sto scherzando. Ogni volta sistematico è un fatto, sistematico. Mi è capitato qualche giorno fa di dire, anzi non parlare, perché io non dico mai, lo dicono loro, vuole busta. Una mi ha detto, vuole il sacchetto. Complimenti, ciamani. Signorina, complimenti, ciamani. Lei mi dice, sacchetta mia? No, perché la busta, è la busta. Ma tu se ne va, sto tornando. No, se ne può andare. Ah, non parliamo di queste cose perché poi si è andata a Ragusa, si è andata a Ragusa. Oh, stai attento a non bissare sta seggia. E meno male, come capisci, stai attento a non bissare, a non spacciare. Uno deve stare attento perché la frase è bella, intanto non pensare, intanto non pensare, quindi capisco, non la rompe. Da noi invece, oh, abbessa sta seggia, capite, la cosa è totalmente, diametralmente opposta, almeno, e io a Ragusa ci vado perché mia moglie è ragusana, lo so, ormai da 30 anni, tra l'altro, da oltre 30 anni, tra l'altro a Ragusa sono sopravvivenze del latino. Loro vivono a Magna, c'è Magna gente, Magna, usano questa espressione. Oppure viveremo a bestia. Poi a Scatania si usa viveremo a bestia. No. A Magna, diciamo Magna noi, diciamo assai. Poi ci sono anche le tradizioni. Cale Scinni. Era piccolo, 18 anni. Eccoci Cale Scinni, Cale Cale.
poi addirittura sono espressioni a pubblicare cinema, mi fai vedere in mente una cosa che faccio vedere. Come li chiamano a Ragusa le noccioline americane? Cava causa. Sì, diciamo, vabbè, ci siamo capiti. Li chiamano cava causa. Ne eravamo parlati. Beh, il Ragusano c'è dove? Se vicino a Ragusa, noto, Avola, tanto è vero che là loro usano la paladale, invece di dire la chiave, dicono acciaio. Hanno nota, la usa, hanno acciaio, ciolo, hanno questa... E la cereale acciaio non ciolo. Infatti, anche la cereale, mi sento un po'. Quindi, tornando a noi, la cosa curiosa, dicevo a questo mio amico, dicevo a questo mio amico, ma in fondo Dante, per valorizzare il volgare, era quella la lingua del popolo, cosa fa? Scrive il latino ai dotti, che lo potevano comprendere, il de volgari, che lo quenze. Pensate, scrive il latino per difendere l'uso della lingua volgare, no? Che lui ovviamente stava usando per scrivere questo grande poema, che poi, se voi vi ricordate bene, non è un poema né semplice, né banale, e nemmeno solo poetico, che se noi capiamo bene, questo è un poema che viene chiamato poligenere, perché è romanzesco, avendo gli intrecci, le storie, l'euro, e teatro nello stesso tempo, perché sono molti dialoghi, poi è un'opera che lui stesso chiama sacra, lui lo chiama, lo paragona alla Bibbia in sostanza. No, tanto è vero che viene chiamato apocalittico, cioè l'Apocalisse di San Giovanni, che vuol dire rivelazione. Quindi è un poema che ha un valore profetico apocalittico. O come se lui avesse avuto una visione. Infatti, vi ricordate cosa dice all'inizio? No, nel mezzo di noi mi trovava una serva oscura che era di terra, non sa come, non lo sa come, non lo sa. Perché cosa ha avuto? Un sogno, una visione, una rivelazione? Non lo sa. Beh, ovviamente non lo può dire, ovviamente scrive un'opera che qualcuno credeva fosse andato veramente giù degli impiedi, però in realtà è una grande opera che ha un valore di indicazione della verità che è stata smarrita. E che se poi vi consentite, tutto sommato, noi potremmo dire, ma noi oggi come noi siamo in un momento di crisi come quella in cui lui scrisse allora, nel 300, era un momento di crisi, terribile crisi. Poi lui dice, ma i nomi dei ladroni a Firenze, c'è un canto, il 26, una cosa in cui dice i quattro ladroni, e nel canto precedente fa i nomi. Puoi pensare che se uno vogliesse qui in Italia i nomi dei ladroni di oggi in un poema? La parte l'elenco, ma andrebbe in carcere probabilmente. È bravo, Pisa, vituperio della gente. Quando sempre dinanzi a lui ne stanno molte, dinanzi a lui c'è Minosse, questo personaggio mitologico, che poi era, Minosse è un titolo, un tecnicismo, indicava il re della Creta, era il Minosse voleva dire re, in sostanza è questo. Poi viene fatta la leggenda, Minosse, Pasiba, eccetera, eccetera, viene risparmio queste cose, e lui ne fa un giudice che appunto ha una coda, quindi una specie di mostro infernale che cinge questa coda tante volte, quante volte deve essere precipitato giù nei cerchi, no? Poi ci sono i cerchi, si dividono in gironi. E allora Minosse grida: o tu che vieni dal doloroso ospizio, disse Minosse a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto ospizio. Guarda come entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza delle strade. E il duca mio a lui: perché pur grida non impedire lo suo fatale andare? Volsi così colà dove si può e ciò che si vuole, e più non mi mandare. È chiaro, no? E Virgilio, il duca, quella guida, duca in senso latino, ecco le parole che si stanno formando, e Minosse viene messo a tacere da Virgilio, che rappresenta, come ricorderete, la ragione umana.
mentre Beatrice rappresenta la teologia, però al momento finale Beatrice non può più, ci vuole San Bernardo, quando c'è l'incontro con Dio, no? Quindi in sostanza sono tre: Virgilio per l'inferno del purgatorio, Beatrice per il paradiso e la parte finale San Bernardo, perché è un mistico per questo. E allora gli dice Virgilio: perché stai gridando ancora? Non impedire il suo pellegrinaggio, possiamo dire così, pellegrinaggio è voluto dal cielo per farlo, e quindi non può impedirlo. Notate, questi sono due versi che si ripetono spesso, o comunque abbastanza spesso, e sono espressioni che noi potremmo paragonare alle espressioni formulari della Diviade, no? Vi ricordate a chi era più veloce, Diviade è piena di queste espressioni formulari, e Dante riprende, anche perché Diviade, Odissea, Enede soprattutto, erano le parabite, occhio, sono le fonti da cui lui trae ispirazione, e poi altri che non mi sto più a dire. Ora incominciano le dolenti note a farsi sentire. Le dolenti note, una volta si diceva a scuola, le dolenti note. L'ho preso per tanti. Or sono venuto là dove molto pianto mi piove. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti e combattere. La bufera infernale che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo di molesta. Quando giungo davanti alla ruina, qui restringa il compianto, il lamento. Bestemmia qui la virtù divina. Allora, la ruina è quella, vi ho detto prima, della frana, quella crema che c'è in questa visione dantesca. Restringa il compianto e il lamento ti danno già l'idea di questa di questo rumore, di questo baccano, di questo pandemonio, termine appropriato pandemonio, che però poi si spegne, si stenterà. C'è questa figura che è un climax, o una climax, potete dire, discendente, o un anticlimax. No, le strida, forte grida, il compianto e il lamento, quindi ancora più basso.